7 modi per investire 1000 euro. Siete dei novizi che si stanno approcciando al mondo degli investimenti? O magari siete già esperti ma in cerca di nuovi spunti interessanti? Siete approdati nel posto giusto. Oggi parliamo di soldi, di come farli rendere al meglio senza cadere in fallacie logiche. Avete messo da parte 1000 euro e non sapete che farci? Tranquilli, siete in buona compagnia. In questo video vi mostrerò 7 modi per investire questa somma in modo intelligente. Assicuratevi di rimanere fino alla fine poiché gli ultimi due sono di gran lunga quelli con il rendimento più alto. Numero 1. Fare pulizia nei conti. Avete prestiti con tassi di interesse da capogiro? Carte di credito che vi stanno prosciugando il portafoglio? Bene, la prima cosa da fare è utilizzare quei 1000 euro per cancellare questi debiti. Supponiamo che stiate pagando un debito con interesse al 12%, è probabile che qualsiasi altro investimento abbia un ritorno inferiore, rendendo più profittevole ridurre la potenziale perdita. Liberandovi da questo peso, non solo avrete più serenità mentale, ma libererete risorse preziose da poter investire in futuro. Ricordate, la libertà finanziaria inizia eliminando gli ostacoli e i debiti sono tra i più insidiosi. Numero 2. Mercati finanziari. Azioni ed ETF. Se siete pronti a mettervi in gioco, questo è il video che fa per voi. Avete fatto piazza pulita dei debiti e vi ritrovate con 1000 euro in mano? Bene, è un ottimo punto di partenza. Ora possiamo parlare di investimenti veri e propri. Non si tratta solo di mettere da parte i soldi, ma di farli crescere. I mercati finanziari offrono un'ampia gamma di opportunità, tra cui azioni ed ETF. Questi strumenti possono sembrare complessi, ma con un po' di studio diventano accessibili a tutti. Investire in azioni significa acquistare una piccola parte di un'azienda, diventando così un azionista. Questo vi dà diritto a una parte dei profitti della medesima. Mentre gli ETF sono come delle borse miste di azioni che seguono l'andamento di un intero mercato. Sono un modo per diversificare il vostro portafoglio senza dover acquistare singole azioni. Attenzione però, investire in borsa non è giocare alla tombola. Richiede strategia, pazienza e una buona dose di peli sullo stomaco. I rischi sono elevati, ma anche i potenziali guadagni. Potreste vedere il vostro investimento crescere notevolmente, ma c'è anche la possibilità di perdere una parte significativa del vostro capitale. Prima di iniziare, informatevi, studiate e non investite mai più di quello che potete permettervi di perdere. Ricordate, la conoscenza è il vostro miglior alleato nel mondo degli investimenti. Prendetevi il tempo per capire come funzionano i mercati, seguite le notizie finanziarie e considerate di consultare un consulente finanziario. Solo così potrete fare scelte consapevoli. Numero 3. Trading online. Non fatevi abbagliare dai soldi facili. Il trading online è diventato popolare come il caffè negli ultimi anni. D'un tratto sembra che qualsiasi ragazzino dalla cameretta faccia milioni, se siete abbastanza ingenui per crederlo. Fare trading con 1000 euro è possibile, ma non ve lo consiglio. Il trading richiede tempo, dedizione, studio costante e una solida strategia. Non basta guardare qualche video su YouTube per diventare trader professionisti. Inoltre, con un capitale così limitato, i guadagni saranno ridicoli e il rischio di perdere tutto è elevato. Volete una verità che fa male o una bugia che vi rende felici? Sperare di diventare ricchi facendo trading equivale a sperare di trovare il biglietto della lotteria vincente. Se volete avvicinarvi a questo mondo, i vostri 1000 euro saranno un banco di prova per testare la vostra reazione a perdite e guadagni reali, reazioni che non avreste in un semplice conto demo, fino a quando riuscirete ad ottenere percentuali di profitto più alte, con capitali più elevati. A quel punto può avere senso. Quarto punto, conti deposito e buoni postali. La scelta per dormire, sonni tranquilli. Se cercate un investimento a basso rischio per i vostri 1000 euro, i conti deposito e i buoni postali, quelli della cara vecchia posta, fanno al caso vostro. Conti deposito e buoni postali offrono rendimenti bassi, ma sono garantiti dallo Stato. Questo significa che il vostro capitale è al sicuro e non rischierete di perderlo. Certo,
Non aspettatevi di diventare come zio Paperone con questi strumenti, ma se cercate un modo sicuro per proteggere i vostri risparmi dall'inflazione, questa potrebbe essere la soluzione ideale. Numero 5. Asset alternativi. Nuove opportunità per piccoli e grandi investitori. Internet ha aperto le porte a nuove ed entusiasmanti opportunità di investimento, anche per chi ha a disposizione capitali limitati. Il crowdfunding, ad esempio, vi permette di finanziare progetti imprenditoriali in cambio di shares dell'azienda. Oppure potete valutare il peer-to-peer lending, ossia prestando soldi a privati o piccole imprese tramite specifiche piattaforme online. Ancora, investire in orologi, quadri o altri beni di lusso è un'altra opzione interessante, ovviamente assumendo il fatto che abbiate una conoscenza approfondita del mercato. E finalmente arriviamo agli investimenti che possono fare la differenza. Numero 6. Aprire un'attività. La strada per la realizzazione e la ricchezza. Se volete puntare in alto e avete un'idea imprenditoriale che vi frulla in testa, investire i vostri 1000 euro nella creazione di un'attività potrebbe essere la scelta vincente. Creare un'azienda, un prodotto o un sito web richiede impegno, dedizione e tanto lavoro. Ma le soddisfazioni e i potenziali guadagni possono essere enormi. Investire nella propria azienda ha ritorni attesi esponenzialmente più alti rispetto agli scenari precedenti. Certo, i rischi e le responsabilità non sono indifferenti, ma il profitto realizzato come unico proprietario o socio di maggioranza rappresenta una fetta di torta economicamente molto più rilevante. Se avete la stoffa dell'imprenditore e credete nel vostro progetto, questa potrebbe essere la vostra occasione per dimostrare al mondo quanto valete. La strada per il successo è lastricata di duro lavoro, ma la ricompensa può essere straordinaria. Non si tratta solo di guadagni finanziari, ma anche di crescita personale e professionale. L'imprenditoria è un mondo che costringe a stare al passo, formarsi ed innovare anche quando si arriva al top. Ogni traguardo raggiunto, piccolo o grande che sia, merita di essere celebrato, consapevoli che si tratta di un viaggio continuo e la responsabilità è unicamente vostra. Quindi, non abbiate paura di sognare in grande. Se avete un'idea, è ora di alzare il sedere dal divano e mettervi in gioco. Settimo ed ultimo punto, forse il più importante. Investire in formazione, il miglior investimento per il futuro. Quando pensiamo agli investimenti, spesso ci vengono in mente varie asset class, ma raramente pensiamo a noi stessi come asset, eppure sono proprio le persone più ricche del mondo a sostenere la formazione come l'investimento con il ritorno più elevato. E se i 1000 euro li investissimo nella nostra crescita personale? Immaginate di investire tempo e soldi nell'imparare una nuova competenza specifica che vi permetta di candidarvi per posizioni lavorative meglio pagate. Viviamo nell'era della formazione continua. Negli ultimi anni il mondo si sta evolvendo ad un ritmo che facciamo difficoltà a concepire. Con 1000 euro potete acquistare libri, seguire corsi online ed ottenere certificazioni universalmente riconosciute. Potete partecipare a workshop e seminari entrando in contatto con esperti dei settori più disparati. Potete investire nell'apprendimento di skills ben retribuite, come l'uso di specifici software o linguaggi di programmazione. Per molti anche il semplice apprendimento di una lingua straniera può fare un'enorme differenza. Aumentare le vostre competenze vi renderà più appetibili per il mercato del lavoro. Le aziende cercano costantemente persone che possiedono competenze aggiornate e una mentalità di apprendimento continuo. Insomma, investire in voi stessi è un investimento che vi ripagherà per tutta la vita. Non solo migliorerete la vostra carriera, ma anche la vostra crescita personale e culturale. Oggi più che mai vale il detto: più impari, più guadagni. Puoi cavalcare il cambiamento o esserne travolto. A te la sfida. In conclusione, direi che 1000 euro sono una cifra interessante per iniziare a investire. Tuttavia, come è emerso dalla nostra analisi, non parliamo ancora di una cifra da poter mettere a rendita passiva. Le opzioni con il ritorno atteso più alto sono in conclusione quelle inquadrabili come l'inizio di un percorso. La scelta migliore dipende dai vostri obiettivi, dalla vostra propensione al rischio e dalle vostre passioni.
Non esiste un'unica soluzione valida per tutti. Informatevi, confrontate le diverse opzioni e scegliete l'investimento più adatto alle vostre esigenze. Vi ricordo che in fondo alla descrizione di questo video trovate linkate tutte le risorse e gli strumenti citati. E voi, avete già iniziato ad investire? Fatecelo sapere con un commento qua sotto. Per questo video è tutto. A presto!